qual è la sua casa? Questo qua, questa è l'entrata. Questo è l'ingresso. È l'ingresso, poi c'è il soggiorno, poi c'è il primo piano, la stanza degli ospiti, e poi dopo c'è il soppalco e c'è la foresteria. Questo servono per cuscini, li piego tutti e faccio il cuscino, una coperta sotto e le altre sopra, con pigiama e sono tutto coperto. Metto giù i cartoni su questa griglia qua perché sale il caldo. Da quanti anni lei vive così? 5 e forse di più. Ma lei una casa l'ha chiesta, lei è in graduatoria? Io l'ho chiesto più di una volta una scusa, poi una volta ero tredicesimo, poi dopo sono andato là, torni settimana prossima, sì la casa c'è, ma però lei è passato 26esimo, 32esimo, se no. Com'è andata l'esperienza in dormitorio? Prima hanno rubato i documenti, e una denuncia. Poi hanno rubato i soldi, una denuncia. E allora ho detto, meglio scegliere la strada. C'è la camomilla? Sì. Va bene, basta che sia calda. Vuole una brioche da mangiare? Sì, liscia però. Sì, sì. Liscia. Mm. Grazie. Detto. Vedi, lei aiuta anche... Sì, quelli che passano, certo. Da qualche giorno però la sua vita, Umberto, è cambiata. È cambiata perché questa struttura mi ospita e mi dà tutto quello che c'è bisogno. Vedi, c'è quella qua. Beh, rispetto ai cartoni e alle coperte, adesso ho un materasso, delle lenzuola pulite bianche. Quando ci sei steso la prima volta? Non ci credevo, perché ogni tanto mi toccavo così e dicevo, ma è vero o è un sogno? No, è vero, perché le sberle le sentivo. Ehi, prima quando ha visto il televisore, la doccia, sembrava quasi, cioè, commosso. Sono cose in realtà normali, ce le abbiamo tutti. Va bene, ma chi vive per strada non le ha.